L'altro giorno un caro amico è venuto a trovarmi, Giorgio, è appena entrato lui che è un po' guascone, un po' birichino. La prima cosa che mi ha chiesto è stata: ma Dio esiste veramente? Allora io l'ho lasciato dire perché so che quando fa queste battute dietro c'è anche una ricerca, c'è qualcosa di molto profondo. Gli ho detto: ma poi glielo chiediamo quando lo incontriamo. Allora lui si è messo a ridere e ha detto: beh, una risposta così non me l'aspettavo. Ma Dio esiste veramente? Questo è un po' il tema di questa nostra domenica dopo la Pentecoste. Perché è una domanda abbastanza seria, anche se siamo credenti o cercatori di Dio, o cattolici, anche se siamo preti, anche se tutto quello che volete, non è una domanda ineludibile. Certo è ragionevole, è motivato, è comprensibile il fatto di credere in Dio, così però come lo è il fatto di non crederci, ma nell'una e nell'altra situazione possiamo dire di essere assolutamente certi. Perciò la fede resta sempre un azzardo. Il credere è sì ragionevole, ma è una scelta che ci coinvolge in particolare alla fine di questo tempo pasquale. E trovo estremamente interessante il fatto che oggi vada un po' di moda, una specie di gnosticismo molto diffuso. La gente dice: ma no, io non credo, scelgo di non credere, non mi interessa la fede. Qualcuno ha anche scritto un'interessantissima riflessione sui giovani di oggi, la prima generazione incredula. Non è proprio così. Io sono abbastanza dell'avviso, come scrive un grande teorico, uno storico della scienza delle religioni, che quando noi non crediamo più in Dio, sostituiamo a Dio una serie di idoli, idolatriamo, divinizziamo tutta una serie di cose, che sia una squadra di calcio, che sia la carriera, che sia un grande cantante, un gruppo rock, ma finiamo col sostituire questo desiderio insopprimibile di pienezza a una visione molto più piccola o concentrata su una persona. Oppure, come diceva in maniera un po' più arguta il grandissimo Chesterton, abbiamo smesso di credere e siamo diventati creduloni. Allora a me piace, affascina che la Chiesa, questa Chiesa scalcagnata, questa Chiesa come dire piena di contraddizioni, che non è quella gossipare, non è neppure quella che qualche super cattolico, ipercattolico convinto dice che questo Papa sta distruggendo e altre amenità del genere, ma quella Chiesa che scaturisce dalla conversione al Signore risorto, che scaturisce dal dono dello Spirito, questa Chiesa a cui è affidata la parola da annunciare, la costruzione del regno in questo tempo di mezzo in cui aspettiamo il ritorno di Gesù, ecco, questa Chiesa oggi ha il coraggio di invitare tutti noi cristiani a rifletterci su qual è il Dio in cui crediamo. O ci voleva un Papa venuto da lontano a mazzolarci un pochettino e a obbligarci a fare un giubileo per dirci: il Dio in cui credi è il Dio di Gesù Cristo, è un Dio che un po' ci assomiglia. E sarebbe bello estendere oggi questa riflessione. Sì, d'accordo, è il Dio della misericordia. E poi? Ecco allora che questa Domenica della Trinità ci permette di mettere un focus possente, importante, grandioso, su qual è il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelarci in maniera definitiva, completa. Non abbiamo più altre scuse, non abbiamo più, come dire, altre vie d'uscita. Ora, però, mi rendo conto che parlare della Trinità non è tanto semplice, un po' perché noi teologi l'abbiamo un po' complicata, un po' perché parlarne utilizzando le categorie che normalmente utilizziamo non è tanto di moda, quindi nei secoli, lo dico con molto rispetto per carità, la storia della Chiesa ha elaborato una serie di concetti teoretici, metafisici, ontologici, sostanza, natura, però credo, lo dico da credente, lo dico da bambino del catechismo che aveva un pretino simpatico che cercava di spiegarci la Trinità, ha disegnato un triangolo, lo dico tutti gli anni, è troppo divertente, ha disegnato un triangolo e poi ha scritto 1 più 1 più 1 uguale 1. Vi immaginate noi bambini affascinati dalla matematica come siamo rimasti male, quindi Dio contraddiceva la scienza.
cos'è, chi è la Trinità? Ecco, abbiamo bisogno dello Spirito Santo per capire chi è Dio, perché sono molti i credenti nel mondo, sono più credenti dei non credenti. Allora si tratta di chiederci in che cosa si differenzia la nostra fede cristiana, perché noi crediamo che Dio è sì uno, non siamo politeisti, ma è un'unità che si esprime in una molteplicità. Dio è uno, ma è tre. Noi da fuori vediamo uno, ma al suo interno, questo abbiamo capito alla fine della rivelazione, del percorso iniziato con Abramo e concluso con la Pentecoste e l'elaborazione che ne è seguita, in realtà è uno, ma è tre. Perché è un padre e madre che ama un figlio, e questo amore è talmente forte che lo Spirito Santo, e questa intesa è talmente ben riuscita che noi da fuori vediamo un'unità. Dio è unico, sì, ma non è il solitario, ma non è, come dico spesso, il sommo egoista bastante a se stesso, non è il solitario, l'individualista. Dio è comunione, festa, relazione, comunicazione, dialogo, e dite voi tutto quello che c'è intorno a questo, danza, idea, musica, suono, armonia, composizione, insomma Dio è non molteplicità, ma una rappresentazione di relazioni, e questo mi piace molto. Bene, allora, il Dio che Gesù è venuto a raccontarci non è il solitario, ma è la comunione, ma è la famiglia, ma è la danza, ma è relazione. Questa relazione è talmente ben riuscita che noi da fuori ne vediamo uno. Ok, ci sta, ci può stare. È interessante perché poi nella riflessione dei padri della Chiesa e poi avanti nel primo millennio si è addirittura riusciti a quasi a stabilire chi fa cosa. Il Padre crea, il Figlio redime, lo Spirito Santo santifica, cioè tipo in una bella giornata primaverile come oggi, così sulle colline che circondano Aosta, davanti a questa meraviglia, io non posso non lodare il Padre che ha creato e la sua provvidenza, e nello stesso tempo, meditando la parola, non posso lodare il Figlio che è venuto a svelarci il volto del Padre e ci ha salvato nella morte e nella risurrezione, così come non posso non invocare lo Spirito che mi permette qui e ora di parlare al cuore di ciascuno di voi, sapendo che lo Spirito mette in comunicazione noi, Chiesa, e ci mette in comunicazione col Padre. Bello, bello. Qualcuno però potrebbe dire, vabbè, un po' un'inutile complicazione, cosa mi cambia? Cosa cambia nella mia concretezza? In realtà, guardate, credere che Dio è Trinità, prenderlo sul serio, è qualcosa che cambia un mondo. Perché? Perché nella bellissima parabola, nel racconto della creazione, nel libro della Genesi, si dice che quando Adonai ha voluto, Elohim ha voluto plasmare l'uomo dalla polvere, dal fango, cioè dal nulla, si è guardato allo specchio. Lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, quindi siamo fatti immagine e somiglianza della Trinità, quindi siamo fatti immagine e somiglianza della comunione, della relazione. Ora, non so voi, ma è difficile per me, che sono un po' solitario dentro, entrare in relazione. Sartre, grande e ostico filosofo, scriveva: l'enfer c'est les autres, gli altri sono l'inferno. Dio non la pensa così, è difficile relazionarsi perché mettiamo in gioco la libertà, ma è l'unica opportunità che abbiamo. Non siamo tante monadi, tanti solitari, ma siamo, poiché a immagine della Trinità, siamo fatti per la comunione e per la relazione. Allora io capisco molte cose, capisco perché per esempio abbia così tanta paura della solitudine. Capisco perché tutto sommato non è vero che chi fa da sé fa per tre, magari sì, però alla fine fa tanto ma rimane solo. Capisco anche, per esempio, perché anche se è faticoso il fatto di relazionarmi, il fatto di amare gli altri, il fatto di mettermi, come dire, in accordo con gli altri, sia l'unico modo che io ho per realizzare me stesso. Adesso uso una parola difficile, scusatemi, ma cioè non è un problema di opportunità, ma è ontologico, cioè io sono fatto immagine della Trinità, e quindi se investo la mia vita fregando gli altri, fregandomene degli altri, ne faccio, cioè non funziona così, perché non sono fatto per questo. Allora vedete come dire
chi è Dio, che è Trinità, non è una cosa neutra, ma mi permette poi alla fine della fiera di capire chi sono io. Buona domenica e splendida settimana.